Buonasera, benvenuti a tutti. Sono Graziella Bensi, sono farmacista, mi occupo di medicina ayurvedica da tanti anni, da già alcuni mesi sono stata invitata da Focus 3.0, il mistero della vita. Anna Tamburini Torre, Enrico Ballantini, seguono questa trasmissione da un po' di tempo e mi hanno permesso già di comunicare con tutti voi e parlarvi e spiegarvi quali sono i principi generali della medicina ayurvedica, questo antico sistema di medicina che viene dal bacino dell'India, ma che giustamente dobbiamo considerare come una medicina universale adatta a tutta l'umanità. Ed è proprio per questo motivo che intorno agli anni 80 e ancora prima, alla fine degli anni 50, Maharishi Mahesh Yogi, che qualcuno di voi ricorderà come il guru dei Beatles, no? Il maestro indiano che ha portato alla pratica della meditazione trascendentale questi quattro fantastici cantanti diventati famosi negli anni 60 e che appunto alla fine degli anni 60, grazie alla pratica della meditazione trascendentale, hanno ritrovato proprio la loro verve, la loro creatività, hanno abbandonato quello che era diventato un percorso un po' abituale, che era l'uso delle droghe, e sono tornati a esprimersi grandiosamente nella musica. Maharishi Mahesh Yogi, sceso dall'Himalaya, dall'ashram, dal convento, no? Possiamo dire, del suo maestro, primi anni 50, ha incominciato a capire, a pensare che quello che lui conosceva era utile per tutta l'umanità, e appunto si è spinto mano a fare diverse vo volte il giro del mondo per portarci a conoscere questo grande bacino di conoscenza antichissima. Questa conoscenza di cui fa parte meditazione trascendentale, yoga, Ayurveda, Stapatia Veda, che è l'antica architettura vedica, Jyotish, che è l'astrologia vedica, il Gandharva Veda, che è l'antica musica veda e mo vedica, e molti altri aspetti correlati, è forse la più antica conoscenza dell'umanità. È arrivata fino a noi attraverso la trasmissione orale di queste antiche famiglie che ne sono state la sorgente, sono state le depositarie di questa antica tradizione, e che di padre in figlio, di mamma in figlia, hanno trasmesso fino a noi queste potenti ricerche della mente umana su quello che è l'esperienza più profonda a livello della coscienza. Ormai anche nella medicina moderna, nelle ricerche nel campo della fisica quantistica, della matematica, si parla sempre di più di questo concetto apparentemente astratto ma estremamente concreto, che va appunto sotto il termine di coscienza. E questo termine ritornerà poi stasera in quello che meglio vi spiegherò parlandovi. L'argomento di stasera riguarda la metodica dell'analisi del polso utilizzata nella medicina ayurvedica per stabilire che grado di maggiore o minore equilibrio abbiamo a livello del nostro organismo. Quindi questa antica scienza, la scienza vedica, veda vuol dire conoscenza, ma vuol dire anche coscienza. Quindi ecco perché in questi antichi trattati, e Maharishi ripeteva spesso, la conoscenza è strutturata nella coscienza. E questo è un termine che possiamo capire facilmente, perché in realtà la coscienza è qualcosa che caratterizza la nostra vita, no? Noi, quando siamo svegli, abbiamo un certo tipo di coscienza e quindi di conoscenza, diverso da quando dormiamo, diverso da quando sogniamo. E
È diverso da quando pratichiamo queste antiche tecniche, tra cui la meditazione trascendentale o l'esperienza delle yoga asana. La nostra coscienza si espande ancora di più, viene ancora di più a interagire, a ravvivare la nostra mente, che a sua volta, aiutata anche dall'intelletto, incomincerà a distinguere, a decidere quello che devono seguire i nostri cinque organi di senso. E tutta questa conoscenza che la scienza vedica conserva è appunto atta, come ho detto già in altri miei interventi su Focus, il mistero della vita, questa conoscenza è atta a orientarci meglio nella interagire con le leggi di natura. Tanto più è in questo contesto, nella scienza vedica, si utilizza il termine sanscrito smriti, memoria, tanto più la nostra memoria è collegata con questo stato profondo interiore di pura coscienza di sé, di livello indifferenziato ed altamente ordinato ed energetico alla base dell'esistenza dell'intero universo, tanto più queste due realtà, coscienza e conoscenza, coincidono e tanto più la memoria fa sì che noi ci identifichiamo con questo livello, con questo stato, piuttosto che con gli oggetti con cui veniamo poi costantemente in rapporto nella nostra quotidianità, giustamente. Però tanto più manteniamo questa memoria, questo contatto con il nostro sé profondo, tanto più questa conoscenza sarà totale, sarà globale, sarà collegata con tutti i funzionamenti delle leggi di natura. Perché orientarci a livello di memoria, di conoscenza, di intelletto, di razionalità, sarebbe ed è molto più difficile, no? Anche per un bambino è molto più semplice, o un ragazzo o un adolescente, fargli sperimentare determinati meccanismi profondi della mente e dell'intelletto, piuttosto che imporgli delle regole ferree che non riuscirà ad applicare perché non riesce a capire che senso hanno e quale utilità e finalità hanno. Quindi la scienza vedica, di cui tratterò questa sera come negli altri incontri, la parte relazionata alla medicina, quindi la parte della Ayurveda, vedete, no, di nuovo due radici sanscrite, quindi Ayus, vita, durata della vita, portata della vita, Veda, scienza, conoscenza, ma anche coscienza. Quindi tanto più noi ci orientiamo bene attraverso gli insegnamenti e la sperimentazione diretta della scienza vedica di questo campo, tanto più non commetteremo errori e vivremo sempre più in armonia con queste leggi e vivremo sempre di più il nostro stato di salute. Perché poi alla fine di tutto questo ragionamento e quello che poi approfondiremo attraverso quella che è la metodica dell'analisi del polso, il fine ultimo di tutta la ricerca umana è capire come vivere felici, sani, contenti, soddisfatti, realizzati, capire come portare avanti il nostro stato di benessere non solo fisico, ma anche mentale, emozionale e spirituale. Dante, vi ricordate, scrisse: "Fatti non fummo per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza." Quindi questa grande frase, diciamo, dà la sintesi di quello che è lo scopo della vita umana, che è sì addentrarsi nella diversità, esaminare attraverso i nostri organi di senso la meraviglia del mondo che ci circonda, no? E la meraviglia anche del mondo più sottile, ma proprio per capire tutto questo e integrare la ricerca esterna con la ricerca interna, dobbiamo nutrire sempre di più questo contatto e, come vi ho già detto in altri incontri,
superare questa dimenticanza, no? Questa mancanza di memoria, questa perdita della memoria, che non è una perdita reale, ma una perdita solo virtuale, apparente, che in sanscrito si chiama pragyaparada, errore dell'intelletto. È un processo che avviene immediatamente, appena nasciamo, appena siamo immersi in questo straordinario ambiente che poi diventerà la nostra vita, no? Cos'è l'errore dell'intelletto? Non è un errore intellettuale o razionale, ma è un errore conoscitivo profondo. È talmente piacevole l'osservazione attraverso i cinque organi di senso del mondo che ci circonda, che a un certo punto da 100% di rapporto con la nostra coscienza e quindi sintonizzazione con questo livello profondo e sottile, diventiamo 100% di orientati e sintonizzati con l'oggetto. Vedo una bella rosa e è talmente piacevole, affascinante il colore, l'odore, la forma, il tatto e anche il suono che lo sventolare i petali di questa foglia può fare che la mia attenzione, la mia mente si identifica con questa esperienza, dimenticando l'esperienza della pura coscienza del sé. Ecco perché nella tradizione vedica, e forse ecco perché anche Maharishi alla fine degli anni 50 ha voluto portare questa tradizione all'umanità, perché a differenza forse di altre culture tradizionali gelose della propria conoscenza, la scienza vedica, l'India, non è gelosa della propria conoscenza, anzi la condivide volentieri, forse anche per motivi commerciali, perché no? No, perché comunque commercializzare qualche cosa non è necessariamente un insulto al valore, alla purezza, all'integrità di quella conoscenza che commercializziamo. Meglio commercializzare qualche cosa di sano che ci può portare alla realizzazione completa che commercializzare qualche cosa di dannoso, no? Pensate a tutto l'argomento droghe, a tutto l'argomento superalcolici e senza entrare nel dettaglio, tutto quanto fa perdere consapevolezza e coscienza all'essere umano. Quindi l'India da sempre si è dimostrata generosa nel condividere questa antica sapienza, questa antica conoscenza, pur essendo stata molto bistrattata dalle dominazioni straniere. D'altronde in questo l'umanità, in questo periodo di buio, no? Secondo la tradizione vedica, noi stiamo vivendo da milioni di anni un periodo di buio che si chiama nella tradizione vedica Kali Yuga. Yuga, il grande periodo storico legato alle tenebre, alla negatività, no? E non devo entrare nei dettagli per farvi capire cosa stiamo dicendo, no? Pensate solo a quello che sta succedendo intorno a noi adesso, ma pensate alle guerre fatte, a quante guerre, oltre quella che adesso ci spaventa di più, che è più vicino a noi, ma pensate, ci sono credo 27-30 guerre in giro per il mondo, quindi l'umanità sta dando il peggio di sé, no? In questa epoca denominata Kali Yuga. Però la bella cosa è che oltre che a finire e a ricominciare per l'umanità un'era estremamente positiva che si chiama Sat Yuga. Sattva è il bello, il positivo, il luminoso, quello che vince le tenebre. Chi di voi frequenta un po' la chiesa cristiana sa che domenica era la celebrazione della Pentecoste, no? La discesa della luce sugli apostoli, la discesa dello Spirito Santo, la luce ha vinto le tenebre, come spesso Maharishi cita nei suoi discorsi, non dobbiamo fare la fatica di allontanare il buio, ma molto più facilmente, anche quando siamo in una stanza buia,
con un gesto di assoluto nessuno sforzo, schiacciamo l'interruttore della luce e in quella stanza incomincia a brillare la luce e le tenebre se ne vanno. Quindi quello che sta succedendo e che succede inevitabilmente perché le forze della natura, indipendentemente da noi esseri umani, per fortuna, giocano il ru loro ruolo di alternare questi stati di ignoranza, di coscienza, di consapevolezza. E nel corso dei milioni di anni della storia di questo pianeta e dell'intero sistema solare, ma di chissà quanti altri sistemi solari, questo avvicendamento di luce e tenebre c'è sempre stato. La scienza vedica, come vi dicevo prima, pur nel tentativo che è stato fatto da parte sia dei musulmani e poi nei 200 anni del Novecento e dell'Ottocento dagli inglesi, è riuscita a sopravvivere, mantenuta dalla forza intrinseca di queste famiglie tradizionali. Chi ha fatto un viaggio in India ha scoperto una terra molto particolare, nel bene e nel male, no? L'India è difficile all'inizio da così essere conosciuta, praticata e percorsa, proprio perché ci sono delle abitudini e dei ritmi abbastanza diversi dai nostri e delle contraddizioni anche molto forti. Ma quello che l'India ha mantenuto nonostante queste dominazioni molto invadenti, invasive e distruttive, è quello che è riuscita a mantenere nella segretezza di queste tradizioni orali di queste famiglie, è questa completa conoscenza. Però cos'era successo? Era andata, nonostante la buona volontà di queste famiglie, un po' dimenticata, un po' mescolata, un po' persa. Ecco perché appunto Maharishi, fine anni 50 e poi via via in tutti quegli anni e poi di nuovo agli inizi degli anni 80, si è circondato della collaborazione dei massimi esperti di queste famiglie tradizionali in tutti i settori della scienza vedica, cominciando dalla Ayurveda, che era quella forse più facile da così introdurre anche in Occidente. Io sono 44 anni che pratico la meditazione trascendentale, 34 anni che la insegno e 30 anni che ho incominciato a studiare e a praticare e a consigliare alle persone la medicina ayurvedica. Quindi ho passato più di metà della mia vita in questo percorso e sono molto soddisfatta, molto fiera di averlo fatto in tempi non sospetti, perché potete immaginare come poteva essere difficile 44 anni fa, 34 anni fa, fare questi discorsi, no? Adesso è piuttosto normale, no? Che leggiate sulla pubblicità in farmacia, troverete un consulente di medicina ayurvedica che vi potrà fornire attraverso l'analisi del polso consigli e suggerimenti per il mantenimento della vostra salute. 30 anni fa non si sapeva neanche cosa volesse dire Ayurveda. Adesso, per varie strade, per vari canali, ma tutti assolutamente condivisibili e ottimi, l'Ayurveda, diciamo che la maggior parte delle persone sa che cosa sia a grandi linee, sa perlomeno che è una medicina, sa che nell'Ayurveda si fanno i massaggi. Quindi ci sono tanti canali che hanno reso disponibile questa antica scienza. Però Maharishi ha avuto il pregio, contornandosi, come vi dicevo prima, dei massimi esperti viventi allora negli anni Ottanta. Qualcuno ha lasciato poi questa vita per motivi di anni, no? Uno dei massimi esperti di diagnosi del polso in India, il dottor Triguna, ha lasciato questa vita nel 2018, se non ricordo male, ha più di 100 anni, quindi ha fatto con impegno il suo lavoro per tanti anni. E questi esperti hanno aiutato Maharishi a ritrovare le fila complete dell'Ayurveda. Infatti, qualcuno di voi magari l'avrà visto e notato sulle etichette dei prodotti ayurvedici, Ayurveda Maharishi, cioè
l'Ayurveda alla luce dell'antica tradizione, dell'antica totalità. E a questa ricerca, a questa, come dire, ristrutturazione, reintegrazione di tutte le parti dell'Ayurveda è stato riconosciuto enorme pregio anche da Ayush, il ministero della medicina ayurvedica in India, che si occupa della diffusione e del mantenimento della correttezza di questa antica medicina. Vi ricordo che in India questa medicina viene dai ragazzi e le ragazze già studiata nelle famiglie di nascita, no? Perché quasi tutti i medici ayurvedici indiani, Vaidya si chiama in sanscrito, vengono già da tradizioni millenarie di famiglie in cui il nonno, il papà o la mamma o la nonna sono medici ayurvedici, praticano l'ayurveda. Quindi questi ragazzi, io ho la fortuna di conoscere bene una di queste famiglie tradizionali e i nipoti ormai, no, di quel medico che negli anni 90 ha incominciato a insegnare in Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo diagnosi del polso, l'ayurveda. I nipoti, ragazzini di 11-12 anni e anche un ragazzino di 5-6 anni, stanno già cominciando la pratica del polso guidati dai loro genitori. Quindi queste due cuginette e i due cugini maschi stanno facendo l'apprendimento dei principi fondamentali dell'Ayurveda, delle regole di vita, già a questa tenera età. In sanscrito, ovviamente, che è la lingua della tradizione vedica, una lingua molto particolare. Noi in italiano diremmo che è una lingua onomatopeica. Onomatopeico vuol dire nel cui suono è contenuto la struttura, la vibrazione, la frequenza della forma che descrive. E questa lingua è una lingua che ravviva molto la coscienza, perché anche ascoltare queste antiche recitazioni, e Maharishi ha ravvivato queste antiche recitazioni, poi ve le cercherò e cercherò di farvi ascoltare una di queste recitazioni, intanto che parlo, la cerco e ve la preparo. Queste antiche recitazioni hanno un influsso altamente riequilibrante e positivo sulla nostra fisiologia. Quindi sono molto importanti proprio da questo punto di vista. E Maharishi ha anche da questo punto di vista riattivato in India tutte le scuole tradizionali dove questi ragazzi che si chiamano Pandit, che fanno questo come lavoro anche loro. La famiglia di Bramini, famiglie tradizionali di Bramini, hanno la loro competenza e il loro studio in questo settore. Adesso vi faccio sentire brevemente questa recitazione. Questo era per darvi un assaggio di cosa voglia dire sentire queste recitazioni vediche. Quindi questi ragazzi, fin dalla tenera età,
entrano in queste scuole che Maharishi ha riattivato in tutta l'India e acquisiscono le loro competenze specifiche che poi diventeranno proprio la loro professione. Queste frequenze che abbiamo ascoltato, queste vibrazioni, secondo questo bravissimo ricercatore libanese, questo medico, questo neurofisiologo libanese specializzato poi in neuroscienze, in psichiatria, in America, dopo essersi laureato in Libano, si è specializzato all'MIT di Boston e ha scritto un trattato completo su ispirazione di Maharishi stesso, con cui ha condiviso queste, diciamo, ricerche, dove ha messo in correlazione le parti di queste recitazioni, no? Secondo quello che Maharishi ha raccolto dalle sue ricerche, anche come grande Rishi, Maharishi, grande saggio, no? Vuol dire, ha ritrovato e ricomposto tutte queste antiche recitazioni in 40 aspetti differenti. Uno di questi l'abbiamo ascoltato adesso. Ognuno di 40 aspetti, secondo il professor Tony Nader, ha una correlazione specifica con uno dei nostri neuroaspetti, quindi il tronco encefalico piuttosto che il cervelletto, piuttosto che la zona dei due emisferi cerebrali, il cuore, tutti i nostri organi e sistemi possono essere relazionati a questi 40 differenti aspetti della scienza vedica. Quindi c'è una stretta correlazione e veramente possiamo dire che come è strutturato l'universo, così è strutturato l'essere umano e che i codici di strutturazione dell'universo, dell'essere umano, sono, risiedono in queste frequenze, in queste vibrazioni, in questi canti, no? Noi diremmo. Però tenete conto che anche qui le recitazioni vediche sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, quindi stiamo, no, in una condizione che poi ritroviamo in qualche modo in altre antiche tradizioni. Pensate agli indiani d'America, le loro recitazioni tradizionali, pensate ai popoli celtici, pensate anche ai nostri dialetti di ogni regione italiana, no? A come questi suoni si fondano maggiormente con certi impulsi della natura. Pensate al greco, pensate al latino, sono tutti linguaggi che vengono da quest'unica matrice che è il sanscrito, che è la scienza vedica. Però, come vi dicevo prima, al contrario di altre tradizioni che sono andate quasi completamente perse, pensate alla tradizione egizia, Maya, agli indiani d'America stessi, che oltretutto mi dice chi studia questa tradizione, sono molto gelosi della loro conoscenza e non condividono volentieri queste conoscenze. Invece l'India è sempre stata molto di sostegno e molto propensa a condividere queste antiche conoscenze. Quindi Maharishi ha creato una tale risonanza intorno a tutta questa grande scienza da renderla adesso pratica, no? Per ognuno di noi, perché se non diventa pratica, cosa ce ne facciamo di queste letture, dell'ascoltare soltanto questi canti? Sì, questi canti hanno già un effetto vibrazionale sulla nostra fisiologia, però dobbiamo aggiungere altre cose. La meditazione trascendentale, per esempio, ne ho parlato in un altro incontro, però potete anche partecipare. Io faccio le introduzioni alla meditazione trascendentale online, basta che andate sul sito www.meditazionetrascendentale.it, cliccate Piemonte per dire Torino o Varese in Lombardia, trovate le date delle mie conferenze online e il link dove potete poi collegarvi per partecipare alla conferenza introduttiva su Zoom. Ne farò per esempio una il 9 sera alle 20:30, appunto partendo dal link di Zoom che trovate sul sito.
Quindi non solo dobbiamo parlare in maniera teorica, ma e stiamo formando sempre di più persone che possano sostenere le persone in questo percorso anche pratico. Io, come dicevo prima, da 34 anni insegno anche la meditazione trascendentale e da 30 anni nelle farmacie, erboristerie, centri yoga, parafarmacie, quindi i centri dove si dispensa salute, dove si dovrebbe dispensare salute, no? E non solo prodotti sintomatici per togliermi quel fastidio, per togliermi quel disturbo. E in tutta Italia, io sono del Lago Maggiore, qualcuno di voi lo sa già, in questo momento sono a Ravenna, sto facendo l'Emilia-Romagna e le Marche in questi giorni, poi ritornerò, avrò una data a Torino e poi scenderò Toscana e Umbria. Quindi per me è un orgoglio, un piacere fare questi tour, no? Sono peggio di un gruppo rock a questo punto, no? Ho i miei punti di appoggio dove da anni le persone mi conoscono. C'è un ricambio, ci sono persone che vengono tanti anni, ci sono persone nuove che si avvicinano e in queste situazioni io pratico appunto l'analisi del polso. Cos'è l'analisi del polso? Brevemente, negli altri incontri vi ho parlato dei tre dosha, no? Vata, pitta e kapha. Dosha vuol dire letteralmente impurità, perché nel momento in cui escono dal loro equilibrio causano problemi, causano disagi al nostro organismo. A loro volta i tre dosha sono formati dai cinque elementi fondamentali: pancia, maha, bhuta, spazio, aria, fuoco, acqua, terra. Lo spazio è presente nelle membrane delle cellule, nei pori di queste membrane. L'aria la respiriamo attraverso l'ossigeno. La emettiamo come anidride carbonica, gli alberi aiutano tutto questo processo di smaltimento dell'anidride carbonica e produzione di ossigeno. Abbiamo altri gas nel nostro corpo come l'ossido di azoto che è all'interno dei nostri vasi sanguigni e quindi spazio, aria, fuoco, i processi metabolici a livello cellulare, a livello di tutti i processi digestivi più grossolani, quindi spazio, aria, fuoco, acqua, siamo composti da circa il 70% di acqua, terra, la terra costituisce la parte solida dei nostri organi e sistemi, le strutture più compatte, le strutture ossee, i muscoli, tutte gli oligoelementi presenti nel nostro organismo, zinco, rame, cobalto, selenio, tutti con una specifica funzione a livello di metabolismo, di ristrutturazione e strutturazione dei tessuti, l'osso, il calcio, il magnesio, il ferro. Quindi, no, questi cinque elementi fondamentali combinati tra di loro danno questi tre fattori, questi tre dosha che noi dobbiamo tenere in equilibrio. Ma la salute per l'Ayurveda non è solo il mantenere in equilibrio i tre dosha, che è già un punto importante, è anche sostenere Agni. Agni è quello che noi in termini moderni chiameremmo i fuochi digestivi, gli enzimi digestivi, quindi Agni. Da Agni, secondo l'Ayurveda, dipende qualità, durata e portata della vita. I dhatu, che sono i tessuti che formano le nostre varie strutture, come il plasma, e il chi, l'emoglobina, il tessuto muscolare, il tessuto osseo, il tessuto adiposo, il tessuto riproduttivo, il tessuto nervoso. Quindi anche queste strutture devono essere in pieno equilibrio, così come i prodotti di scarto, no? Che noi in realtà non ignoriamo, perché quando andiamo a fare gli esami del sangue, appunto, andiamo a esaminare il sangue, facciamo l'esame delle feci e delle urine, quindi feci e urine sono prodotti di scarto,
L'Ayurveda analizza e valuta bene anche altri prodotti di scarto come il sudore, come il cerume, come le lacrime, come il muco che si forma in eccesso o in difetto a livello dell'apparato respiratorio, la bile è un prodotto di scarto. I capelli, le unghie, i peli sono prodotti di scarto del tessuto osseo, quindi quando abbiamo unghie deboli, capelli non di buona consistenza, avremo sicuramente dei problemi a livello del tessuto osseo. Guarda caso, il tessuto osseo è una sede di Vata, per chi ha già sentito le altre introduzioni, Vata viene anche chiamato il re dei dosha, è fatto di spazio e aria, ha sede principale nel colon, si altera quando siamo troppo proiettati all'esterno, no? Prima vi ricordate, vi ho detto che tanto più la memoria intima di ognuno di noi ci fa ricordare che noi siamo essenzialmente coscienza, sé sul tempio a Delfi, chi ricorda la storia greca, c'è scritto Gnozis auton, conosci te stesso, quindi conosci e sperimenta il tuo intimo funzionamento e da lì dai sostegno a tutto quello che poi otterrai nella vita, compreso il mantenimento della salute. Quindi Vata è quello che ha più a che fare con i processi del sistema nervoso. È fatto di spazio e aria, è molto leggero ed è presente come sede principale nel colon. Quando siamo molto stanchi e stressati, l'addome si gonfia. Pitta invece è più presente nella parte dello stomaco, apparato digerente, fegato e conduce quindi il fuoco, i fuochi, no? Però il fuoco si mantiene bene se c'è anche un buon vento che lo sostiene, no? Un buon mantice che lo alza al punto giusto. E Kapha, sede principale del torace, fatto di acqua e terra, mantiene un po' il bilanciamento, sostiene la struttura. E allora, detto questo e ripassato questi principi fondamentali, quando esaminiamo il polso, anche ci autosentiamo il polso, perché è un'analisi che possiamo anche farci da soli, noi organizziamo anche corsi di autoanalisi del polso per così diventare più pratici, pratici anche nel valutare da soli, perlomeno quelli che possono essere i primi disturbi che possiamo avere. Quindi le donne si sentono l'arteria radiale del polso sinistro, viceversa gli uomini si sentono l'arteria radiale del polso destro. E questo che cosa ci darà la possibilità di sentire? Vedete, io ho messo le dita indice, medio, anulare, vi faccio vedere qua la posizione, facendovi vedere sulla mano, che l'appoggio delle tre dita è molto delicato ed è una pressione perpendicolare, quindi non è messo in questo modo, ma le dita sono messe in questo modo. Appena sotto questa piccola escrescenza di questo osso che è il radio, che viene chiamata appunto cresta radiale. Quindi a livello della cresta radiale io entro con l'indice, trovo l'arteria, vicino ho posizionato il medio lunare e vado a rilevare gli impulsi, le qualità, non tanto la frequenza come facciamo quando vogliamo capire quante pulsazioni al minuto ci sono. Non è quello che si valuta nell'analisi del polso, ma si valuta le qualità degli impulsi che poi con la pratica si comincerà a capire che sono diversi sotto le tre dita e che mi daranno la possibilità di esaminare la qualità, la coerenza e l'equilibrio di che cosa? Di Vata, Pitta e Kapha, ma anche di valutare la qualità e l'equilibrio di Agni, i fuochi digestivi, e anche valutare la qualità, la struttura e la compattezza dei sette dhatu, dei sette tessuti fondamentali, e anche valutare se ci sia un eccesso di prodotti di scarto e soprattutto se ci sia un eccesso di questo
elemento che in Ayurveda viene descritto con il termine di ama, tossine. Le tossine sono quelle sostanze che nella medicina moderna chiamiamo radicali liberi, che hanno questa possibilità di ostruire i canali del nostro corpo, shrotas in sanscrito, che sono anch'essi degli elementi molto importanti per far sì che la mia fisiologia rimanga in equilibrio. Secondo l'Ayurveda, noi siamo una matassa di canali, dai più sottili, quelli che trasmettono l'impulso dell'intelligenza, l'impulso dell'informazione, le direttive dal sistema nervoso centrale al sistema nervoso periferico. Questo impulso è immediato, no? Ha la velocità della luce, no? Arriva dal cervello all'addome e viceversa in un nanosecondo. Questi canali sono poi più grossi come a livello del tratto gastrointestinale, sono intermedi come a livello delle vene, delle arterie, dei canali linfatici. Quindi quando sentiamo il polso, noi sentiamo le qualità e le quantità di Vata, Pitta e Kapha. Ricordate, abbiamo detto che Vata è fatto di spazio e aria, lo sentiamo sotto l'indice. Quindi Vata avrà una qualità legata allo spazio e all'aria, no? È molto semplice. Sarà leggero, sarà instabile, sarà freddo, come è freddo il vento invernale, sarà sottile, sarà penetrante. Pitta invece è fatto quasi esclusivamente di fuoco e un pochino di acqua, quindi sarà leggermente mobile, ma meno mobile di Vata. Leggermente umido, leggermente untuoso, sarà caldo soprattutto, sarà più definito di Vata, che viene descritto come il movimento di un serpente, mentre Pitta viene descritto come il movimento di una rana che salta. E Kapha, che sentiamo sotto il dito anulare, fatto di acqua e terra, sarà qualcosa di morbido, di strutturante, di così, che dà coesistenza, che dà sostegno, no? Quindi avere un buon Kapha ci darà un bilanciamento maggiore rispetto a quello che è lo squilibrio, come vi dicevo prima, più frequente che lo squilibrio di Vata. Quindi avere un buon Kapha vuol dire avere la possibilità di stabilizzare questa irregolarità che viene portata al nostro organismo dall'eccesso di Vata. Quindi Kapha lo sentiremo nel dito anulare come qualcosa di morbido, di più lento, di più stabile, di più untuoso, freddo, come è freddo anche Vata, però un freddo più umido, più legato all'acqua, perché Kapha è fatto di acqua e terra. Quindi quando sentiamo il polso, sentiamo queste qualità generali a livello di quello che viene definito il polso superficiale. Però poi impariamo a riconoscere almeno altri tre livelli. Quindi lo studio anche che viene proposto in questi corsi chiamati di autoanalisi del polso è legato allo studiare, a capire, a praticare tutti e quattro questi livelli, più superficiale, quindi di quelle che sono le reazioni più immediate. Quello che poi viene chiamato il polso profondo, che invece è quello che ci dà le informazioni su anche il passato, no? Di quanto squilibrio dalla superficie è andato a interessare le zone più profonde, o addirittura con certe caratteristiche che può avere il polso, possiamo trovare una familiarità piuttosto rilevante in quel polso. Mi viene in mente un esempio da farvi: seguo questo mamma e figlio in questa erboristeria. Il ragazzo di oltre 30 anni ha dei disturbi piuttosto gravi, psicotici, maniacali, e nel suo polso questa maniacalità, questo disturbo si rileva assolutamente, precisamente, facilmente, che viene da altre generazioni. Già ho detto in altri incontri, ma lo ripeto, nel nostro DNA sono memorizzate, sono
presenti le immagini genetiche, quindi biochimiche, molecolari a livello di struttura proprio del DNA di almeno 7 generazioni. Ecco, nel polso riusciamo a capire addirittura, a seconda di come sono prevalenti certi datum, no, certi tessuti, a quanto può risalire quel disturbo, a quanto indietro può risalire quel disturbo, fino ad andare nelle generazioni precedenti. Quindi polso superficiale, le impressioni più dell'immediato, polso profondo, le memorie più depositate, quelli che vengono chiamati sottodosha, quindi le suddivisioni di ognuno dei 3 dosha, no? Vata, Pitta e Kapha, Vata 5 suddivisioni, Pitta 5 suddivisioni, Kapha 5 suddivisioni. Ognuno di queste suddivisioni è più, come dire, correlato a delle aree più specifiche del nostro organismo, tenendo conto che Vata, Pitta e Kapha li troviamo Vata soprattutto dall'ombelico in giù, Pitta nella parte centrale del corpo e Kapha dal torace in su, però nell'ambito di queste suddivisioni, per esempio, una sede di Pitta molto importante sono gli occhi, che sono, se vogliamo, nella zona di Kapha. Una sede molto importante di Vata è l'apparato respiratorio, nel senso che il movimento respiratorio è dovuto a Vata, mentre la struttura di bronchi e polmoni è dovuta a Kapha. E in questa analisi di questi 4 livelli differenti troviamo anche poi la struttura e la maggiore o minore organizzazione di quelli che chiamiamo i 7 dati, i 7 tessuti fondamentali. E possiamo anche capire come funzionano gli agni, se sono deboli, se sono troppo attivi, quindi possiamo capire se c'è la tendenza ad avere una gastrite piuttosto che la tendenza ad avere delle intolleranze alimentari, piuttosto che la tendenza a non eliminare bene a livello dell'intestino, dolori mestruali, vampate della menopausa, ipertrofia prostatica, dolori lombosacrali. Questo dal polso si riconosce. Nel momento in cui lo riconosciamo, abbiamo una traccia precisa sulla quale muoverci, perché non è importante solo dire alla persona: ma tu soffri di lombosciatalgia, e sentirsi dire sì, ma sapere anche cosa dare a quella persona per superare il problema della lombosciatalgia, capite? Quindi, in base poi alla valutazione del polso, si darà tutto un programma alimentare di consigli quotidiani, li abbiamo detti già in altri miei interventi, l'acqua calda bollita per 15 minuti, in modo che cambia la struttura chimico-fisica della molecola d'acqua e queste molecole più sottili entrano nei canalini delle cellule, per pulire le cellule, quindi non solo reidratiamo, ma anche puliamo, cosa molto importante, perché prima, no, vi parlavo di Yama, queste tossine pesanti, appiccicose, fredde, ecco perché l'acqua invece è leggera, perché è bollita, è calda, quindi ha le qualità opposte di Yama, e in Ayurveda i simili aumentano i simili e i contrari riducono i contrari. Quindi quello che è contrario alla pesantezza, alla freddezza, alla appiccicosità sarà di buon sostegno all'eliminazione di queste sostanze. Quindi l'acqua calda bollita, il ghee, il burro chiarificato, è ritenuto una medicina in Ayurveda, così come anche il miele è ritenuto una medicina. Visto che parliamo di miele, vi ricordo per l'ennesima volta che il miele sopra i 38 gradi forma sostanze altamente tossiche, quindi il miele non va scaldato, non va cotto, non va messo in liquidi o solidi sopra i 38 gradi. E il ghee, al contrario, invece mantiene bene le sue caratteristiche e le caratteristiche degli alimenti che cuoce anche sopra ai 230 gradi, a un punto di fumo molto alto. Ecco perché anche
tutta la nostra cucina, il burro chiarificato è usato da chef pasticceri per le cotture lunghe e le cotture ad alte temperature. In tutte le nostre valli, Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli, questo burro chiarificato è assolutamente preparato nelle malghe, nei rifugi in montagna, nelle zone dove le mucche vanno poi a pascolare in estate. Quindi quella produzione di latte, per non andar perso, viene trasformato in burro e poi in ghee, in burro chiarificato, perché non ha bisogno di refrigerazione. Il burro chiarificato contiene vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K. Deve essere di buona qualità, biologico e ben chiarificato. Contiene anche l'acido butirico, che è un grasso molto importante per l'intestino. Mantiene quelle qualità di sfiammare appunto l'intestino. Il ghee ha anche la capacità di solubilizzare le sostanze liposolubili, quindi che si sciolgono solo nei grassi, e di chelarle in modo che poi, attraverso i processi digestivi e intestinali, vengano eliminate. Allo stesso modo, no, a livello terapeutico, come stiamo parlando delle doti dell'acqua calda del ghee, l'analisi del polso e anche l'autoanalisi del polso, oltre che proprietà diagnostiche, no, perché possiamo capire qual è lo squilibrio predominante e correggerlo, in modo da non dover affrontare la malattia, ma anche chi stesse già affrontando una malattia anche seria può provare sollievo attraverso l'analisi e poi attraverso l'adeguato consiglio di regole quotidiane e l'utilizzo di preparati che andranno soprattutto a ribilanciare Vata, Pitta e Kapha, quindi a fare diminuire quei sintomi che si sono instaurati nella nostra fisiologia a causa dell'aver trascurato questo meccanismo preventivo molto importante. Quindi ghee, miele, l'acqua calda bollita, il lassi, ricetta adattissima per l'estate. Il lassi è una bevanda rinfrescante, proprio nel senso che toglie il calore. Immaginatevi in India le persone che lavorano sotto il sole cocente nella campagna piuttosto che nelle città sui ponteggi che stanno in piedi per miracolo, per le costruzioni, quindi i muratori, tutti gli artigiani che lavorano in questo settore. Loro non bevono birra gelata, ma bevono il lassi lungo la giornata, la loro giornata lavorativa. Il lassi è, possiamo fare una bottiglia di mezzo litro, un litro, anche di una parte di yogurt naturale e 4 o 5 parti di acqua. Quindi diluire lo yogurt, perché lo yogurt così consumato così è un'ottima soluzione, perché lo sapete, contiene i fermenti lattici. Ma così prodotto è troppo acido, pesante, abhishanti, si dice in Ayurveda, blocca i canali. Così come blocca i canali, anche ahimè, il cioccolato e infiamma. Quindi diluito con acqua e un po' di zucchero di canna grezzo, piuttosto che un pizzico di sale e delle spezie. Adesso non so, in estate anche una fogliolina o due di menta, il coriandolo, un pochino di radice di zenzero fresco, la cannella, tutte queste spezie, mescolato tutto bene, si può conservare in una bottiglia, ovviamente non sotto il sole, ma in casa a temperatura ambiente, e sorseggiarlo lungo la giornata entro le 6 di sera, non dopo le 6 di sera. E qui apro e concludo un piccolo di nuovo reminder: ricordatevi che la cena deve essere un pasto leggero. In estate poi non parliamone, ma anche in inverno una zuppa, una vellutata dovrebbe essere quello che ci prepariamo per la sera. Per chi non riesce a mangiare bene a pranzo, che è un grosso problema, almeno evitate alla sera proteine animali, formaggi, uova,
verdure crude, patate. Quindi, per chi appunto comunque arriva affamato, o i nostri ragazzi, adolescenti, un cereale, quindi riso, quinoa, grano saraceno, kamut, tutto quello che volete, un legume, proteine animali no, ma proteine vegetali sì, e della verdura cotta, cotta, saltata nel ghee. Vi consiglio la cottura con il ghee, che conserva assolutamente le qualità più importanti dei nostri alimenti. Ok, allora io vi ringrazio dell'attenzione che mi avete dedicato. Questo video verrà mandato, poi registrato, perché non avevo la possibilità di collegarmi in diretta. Saluto tutti, ringrazio tutti quelli che mi guarderanno, ringrazio ancora Anna Tamburini Torre e Enrico Ballantini dell'ospitalità che mi danno in questa rubrica che so essere seguitissima, Focus 3.0, il mistero della vita, e ci vediamo prossimamente. Tanti saluti a tutti e state bene e prendetevi cura di voi stessi.